Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis. Io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione di Scarlet Nexus, l'action di Namco Bandai che, sì, preannunciava come un titolo che riuscisse ad unire le dinamiche action alla Nier Automata, Devil May Cry, con anche una narrazione da anime, proprio da serie TV anime giapponese, un po' come Persona 5, e che, a conti fatti, in finale si rivela essere un buon prodotto, ma niente di eccezionale, sia per quanto riguarda la componente ludica, che comunque sarà, come vedremo, anche la migliore, sia e soprattutto per quello che riguarda la componente narrativa, che invece mi ha deluso almeno sotto un punto di vista in particolare. Vi ricordo come al solito che il voto finale è frutto di una media ponderata, qui sopra vi lascio anche il video in cui spiego il mio sistema e la maniera con cui valuto i videogiochi, quindi per qualsiasi chiarimento comunque nei commenti scrivetemi domande sul sistema e sul mio metodo di valutazione e in caso se vi va andate a vedere anche quel video. Partiamo subito con la recensione e quello che posso dire è che mi aspettavo appunto un gioco che sfruttasse anche la narrazione da anime per creare una storia coinvolgente, avvolgente, dinamica, con tanti presupposti e con un bel intreccio, unendolo anche poi a un gameplay che risultasse abbastanza divertente, frenetico e funzionale. Parto col dire che lo stile artistico è comunque ottimo, ed è probabilmente la cosa che risalta di più a colpo d'occhio non appena si inizia a giocare. Se, diciamo, dal punto di vista della grafica non siamo su livelli da PS5, io il titolo l'ho giocato su la console next gen di Sony, e devo dire che graficamente, pura tecnica, non abbiamo veramente lo stato dell'arte per quanto riguarda questa macchina, ma molto è compensato grazie a questo stile artistico che secondo me è funzionale, bello anche da vedere, quindi è sicuramente un aspetto che colpisce. In generale, quindi, nella produzione estetica e artistica del gioco, anche, diciamo, la colonna sonora e il sonoro svolgono un ruolo abbastanza importante, sono molto funzionali. Devo dire che l'implementazione anche dal punto di vista del sonoro del DualSense è ottima, con proprio, se uno lo sente, diciamo, non con le cuffie ma facendo uscire molto dell'audio dal DualSense, si sente anche il movimento degli oggetti che si muovono. È stato fatto un buon lavoro da questo punto di vista, e lo stesso si può dire per la colonna sonora, che nonostante non abbia mai delle tracce veramente clamorose, come per esempio accade in Persona 5, che citerò spesso probabilmente in questa recensione, perché comunque qualche elemento viene ripreso ed è importante comunque collegarlo, anche la colonna sonora a volte ricorda un po' Persona 5, ma non riesce ad avere quella qualità, però il tutto è veramente, a livello estetico, un'asticella più alta rispetto al normale. Sicuramente si vede la volontà di creare un titolo che fosse il più possibile almeno vicino ai AAA, almeno anche dal punto di vista proprio della costruzione scenica ed artistica. Il fatto anche che la maggior parte delle sequenze siano e dei dialoghi siano sviluppati tramite questa sorta di schermate, di schede, in cui i personaggi appunto dialogano come se fossero solo testi, però in realtà sono doppiati, e non c'è tantissima espressione dal punto di vista proprio dei video realizzati con una regia, dinamici, eccetera, un po' potrebbe essere uno svantaggio, però dall'altra parte siamo anche abituati a grandissimi dialoghi anche solo testuali, non ne ho visto una particolare differenza, anzi mi piace il fatto che dal punto di vista registico comunque l'azione, cioè mentre stai giocando, quando si interrompe con il movimento che stavi facendo, viene catturata come schermata e poi da lì la sequenza di schermate che fanno e fungono da dialogo, quindi è un bel elemento. Anche quando si riattacca dalla narrazione al gameplay c'è sempre questo stacco però dinamico, quindi schermata di gioco che diventa, cioè di dialogo che diventa poi il gameplay. È una cosa interessante per non fare magari un campo contro campo o semplicemente dialogo scritto in cui c'è l'immaginina del personaggio che parla e solo scritta, si è cercato comunque di dargli un taglio registico che non mi è dispiaciuto. È vero che molti dialoghi sono presenti, a volte non sono così ben scritti o così importanti o così fondamentali da farti stare con l'attenzione veramente a capire cosa si sta dicendo, cosa, dove si vuole andare a parare, e quindi a volte può diventare noioso e stancante, e quindi anche questo metodo di narrazione non è sempre funzionale. Però diciamo che l'impianto complessivo estetico e anche di narrazione è comunque buono. Dal punto di vista del gameplay ci troviamo di fronte a un titolo che ricorda molto un qualunque Devil May Cry in parte, o un Nier Automata, comunque combattimento melee ma anche grande spazio ai poteri che possono essere utilizzati, e questo è sicuramente l'elemento fondamentale, cioè il fatto che i comprimari dei nostri protagonisti, che sono due, e cioè Yuito e Kasane, che hanno lo stesso potere della psicocinesi, poi vedremo che in realtà è un pochino diversa la cosa, ma non voglio spoilerarvi,
Questi due personaggi hanno questo potere, ma gli altri hanno vari tipi di poteri, fra cui il movimento rapido, quasi teletrasporto, la possibilità di vedere con la chiaroveggenza nemici che sono invisibili, la possibilità di muoversi più velocemente, che poi in realtà questo potere non è muoversi più velocemente, ma è rallentare il tempo, anche se viene posto come ipervelocità, ma non è così. Ad esempio c'è la sclerocinesi, cioè la possibilità di indurire, diciamo, il proprio corpo, quindi avere una corazza protettiva dei danni. Tutti questi tipi di poteri possono essere poi implementati anche nel gameplay e utilizzati grazie all'aiuto degli alleati, e rendono tutto abbastanza vario e anche un pochino tattico, andando a capire quale tipo di nemico può essere affrontato con quale tipo di potere e quale tipo di situazione, quale tipo di strategia è meglio adottare per far fronte ad alcune situazioni. È vero che però, a fronte di questa grande possibilità di interpretazione degli scontri data dai poteri, c'è anche un po' una certa linearità di fondo che fa sì che, per esempio, nelle battute finali di entrambe le campagne, che sono due campagne da circa 30 ore ciascuna, e le battute finali sono tra l'altro anche le stesse, abbiamo una presenza di corridoi infiniti, di nemici infiniti, che un pochino sono noiosi, stancano, e si vede che sono arrivati un pochino corti dal punto di vista della fantasia, perché mentre nel corso del gioco comunque la maggior parte degli eventi, delle missioni, prevedono sì un numero di nemici abbastanza grande, perché comunque il gioco quello è, però comunque intervallato da filmati, comunque nemici diversi, nemici che quindi impari a conoscere e danno un pochino di variabilità agli scontri. Verso la fine è una cozzaglia di tutto ciò che hai visto nelle prime 25 ore, sparato lì per 3 ore di combattimenti di fila, e un pochino risulta noioso. In più c'è da dire che se un elemento interessante, probabilmente l'elemento cardine del gameplay, come anche per esempio in Control, che nonostante ti offra vari poteri, di fatto poi utilizzi sempre quello, la loro psicologia cinesi fa sì che tu giochi particolarmente con il lancio degli oggetti addosso ai nemici con l'utilizzo del tasto R2, e questo è abbastanza frequente nel gioco. Un pochino non sono riusciti a renderlo perfettamente fluido, a volte ti sembra un po' di spezzare le combo con gli attacchi melee utilizzando per forza di cose anche il lancio, perché è fondamentale. Però in alcuni contesti, in alcune situazioni, veramente lo scontro diventa frenetico, divertente da realizzare e anche rapido. C'è la possibilità di attivare una sorta di boost, classico boost a caricamento della barra che è presente anche in Devil May Cry, come per esempio il Devil Trigger, anche se qui è splittato in due. C'è il Brain Drive, che permette sostanzialmente di finire una sorta di realtà alternativa dove si ha possibilità di utilizzare la psicocinesi a livelli massimi. E poi c'è questa invece, questa sorta di Devil Trigger, per cui tutto viene velocizzato, potenziato, si può recuperare la vita e si attacca più rapidamente con colpi che sono più efficaci, che anche questo quindi varia lo scontro anche dal punto di vista del ritmo. Quindi le aggiunte ci sono state, non tutto è molto preciso. E poi c'è stata una scelta che potrebbe essere controversa, e quindi qua la espongo in maniera comunque in modo da farla anche valutare a voi come l'avete percepita, perché io sono abbastanza in dubbio, e cioè la schivata. In Nier Automata la schivata è molto permissiva, cioè in Nier Automata tu premi cerchio e schivi l'attacco in qualunque momento viene fatto, e se è una schivata perfetta, cioè sostanzialmente una divisione del personaggio che non ti fa prendere il colpo, che lo evita diventando praticamente incorporeo. Qui invece la questione relativa alla schivata è un pochino più macchinosa, cioè deve essere veramente fatta all'ultimo secondo, senza che tu stia eseguendo altre azioni, per essere davvero efficace. E l'efficacia è molto bella anche graficamente, c'è l'animazione a rallentatore che fa vedere che hai schivato, e la possibilità di rientrare con dei colpi molto efficaci, questo è bello da vedere. Però molte volte i nemici attaccano anche con cose non sempre leggibili, con attacchi non sempre leggibili, con attacchi anche a distanza, e quindi non vedi, e molte volte stai magari eseguendo una combo, un attacco, vorresti schivare al volo e non lo riesci a fare. Questa cosa risulta secondo me molto macchinosa, tante volte hai schivato di fatto perché il tasto l'hai premuto, ma l'animazione non arriva, ma stai facendo altre cose e quindi non viene presa. E la scelta probabilmente è fatta per due motivi. Uno, perché comunque forse si voleva dare un pochino più di staticità a questa dinamica, e cioè non attaccare e basta, aspetta anche che il nemico attacchi e schivalo. Però questo rallenta tantissimo il combattimento, che quindi risulta anche un pochino meno frenetico, un pochino meno divertente. L'altra motivazione è data dal fatto che i poteri che tu hai, come per esempio quello di spostarsi con il teletrasporto o ad esempio l'ipervelocità, di fatto sostanzialmente permettono di realizzare delle schivate migliori, soprattutto quello del teletrasporto. E quindi il mettere
la schivata automatica, più o meno come nera automata, e poi anche quello del teletrasporto sarebbe stato controproducente. Invece probabilmente la loro idea è quella di: se attivi il teletrasporto, lì hai una schivata praticamente rapidissima, automatica, perché è data dal potere. Se no, hai una schivata molto più meccanica, molto più difficile da realizzare. Dal mio punto di vista si poteva trovare una maniera per rendere il tutto un pochino più fluido, perché così comunque va a spezzare un po' il ritmo dello scontro. Nel complesso, quindi, dal punto di vista del gameplay ci troviamo di fronte a un titolo sicuramente solido, e infatti, come vedete anche dal voto, comunque testimonia il voto la bontà di un gameplay che fa del combattimento melee, il lancio degli oggetti, l'utilizzo del DualSense, che è molto importante, perché grazie al fatto che i grilletti L2R2 ti fanno sentire il fatto che tu possa lanciare degli oggetti contro i nemici, non c'è nemmeno bisogno che li inquadri del tutto, ma lo utilizzi direttamente sentendolo, e questa è una cosa molto bella che fa veramente effetto una volta che uno gioca. Quindi questo è un elemento importante. Nel complesso, quindi, è ben strutturato come combattimento melee, un po' alla Control, un po' alla Devil May Cry, un po' alla Nier Automata. Manca un pochino di precisione, manca un pochino di fluidità totale, complessiva, e in generale nel lungo periodo, nella lunga distanza, perde un pochino di forza, perde un pochino di efficacia, perché veramente diventa più o meno la stessa cosa a corridoi, senza particolare capacità di evolversi, migliorare e rendersi interessante. Quindi questo aspetto purtroppo va un po' a penalizzare anche il gioco. Non ci sono bug rilevanti o problemi grandissimi, anche se a volte un pochino di hitbox e di situazioni non lette precisamente da parte del gioco. Anche nei lanci c'è a volte la sensazione di aver premuto il pulsante, di aver quindi ottenuto la possibilità di lanciare l'oggetto, poi si tramuta in una sorta di nulla di fatto, perché l'oggetto non te lo lancia. Ma niente di eclatante, è abbastanza solido davvero, e quindi da questo punto di vista siamo abbastanza soddisfatti. Però si poteva fare ancora di più, si poteva migliorare, si poteva ampliare, si poteva rendere ancora più interessante. Cioè Devil May Cry 5 è sicuramente superiore, Nier Automata è assolutamente superiore, e quindi di fatto questo per forza di cose ha un punteggio inferiore. Veniamo a parlare del punto di vista narrativo, e qui alla fine proprio della recensione farò anche una parte spoiler per spiegarvi perché per me c'è un elemento, uno o due, che sono insufficienti e che quindi rendono la trama particolarmente bassa anche come valutazione. Però nel complesso ci troviamo di fronte a una storia molto complessa che cerca di unire tantissimi spunti narrativi differenti. Come dicevo prima, c'è un pochino di Nier Automata, c'è un pochino di Nier Replicant, c'è un pochino di Persona 5, c'è addirittura un pochino di Horizon Zero Dawn. Cioè ci sono tantissime fascinazioni, tantissime idee diverse. Addirittura a volte sembra anche di trovarsi di fronte a un miscuglio di tutti i film di Nolan. Quindi c'è la questione del viaggio nel tempo, la questione dei corpi degli esseri umani, degli androidi, dei cloni, c'è la questione dell'elemento mentale, della simulazione, dei piani della realtà. Ci sono tantissimi elementi differenti, un po' sci-fi, che rendono il gioco anche interessante sotto certi punti di vista, ma che finiscono secondo me nel complesso a rendere tutto poco spiegato, poco lineare, poco sensato, e a volte veramente si fa fatica a vederci una trama ben scritta e non una cozzaglia di situazioni e di concetti messi lì per risolvere man mano i problemi. Il gioco prende piede sostanzialmente nella Terra, nel futuro, quando si è scoperto un ormone psionico nel cervello che permette di avere, quindi potenziare le persone dal punto di vista psionico, e quindi la maggior parte, forse il 95% della popolazione, è in grado di avere questi poteri, di avere questa possibilità di utilizzare il proprio cervello in maniera superiore, e quindi tutta la città è strutturata sulla base di ologrammi, si chiamano visiogrammi, che permettono sostanzialmente di vedere di più, una sorta di realtà aumentata costante in cui tutti sono sostanzialmente uniti e in collegamento fra loro. Ma nonostante questi poteri e questa capacità della popolazione, in realtà la città e la terra è flagellata dalla presenza degli estranei, una sorta di creature aliene che si nutrono di cervelli umani, che vengono dall'alto, non si sa di preciso in che modo e chi siano, e quindi bisogna fronteggiare questo tipo di minaccia, e per questo è nata la FSA, che quindi svolge proprio il ruolo di combattere questi estranei, e i nostri protagonisti fanno proprio parte di questa squadra. E poi le varie storie si intrecceranno, ovviamente si scoprirà molto di più sui segreti di questi estranei che vengono dall'alto, sulla capacità dei poteri, e ci sono elementi, come dicevo prima, un po' sci-fi, come per esempio un buco nero, l'apertura di varchi dimensionali, situazioni di questo tipo. Il tutto si legherà alle trame singole e alle storie dei vari personaggi, dei singoli personaggi con cui è possibile interagire e quindi poi migliorare anche la propria
la propria relazione, il proprio rapporto, con dei regali o con degli eventi specifici che raccontano i vari background dei personaggi, le loro motivazioni e il loro futuro. Anche questo aspetto un po' alla Persona 5 poteva essere fatto meglio, perché non è presente qualsiasi tipo di romance, in realtà non si possono fare delle scelte, quindi i dialoghi in realtà sono tutti una sorta di assisti un pochino agli eventi senza poter effettivamente intervenire né indirizzare il proprio legame, il proprio rapporto con i vari personaggi. Semplicemente lo vivi, fai quello che devi fare come evento, ma non c'è possibilità di dargli un indirizzo, di dargli una visione, una differenziazione o una possibilità di finale multiplo con il romance o anche senza romance. E quindi anche questa cosa è un pochino statica, un pochino vista dall'esterno. Si poteva fare di più da questo punto di vista, ovviamente si andava ad intrecciare poi con la trama e doveva essere molto più complesso, però diciamo che non riesce perfettamente anche in questo senso, perché poi si finisce a dover fare regali su regali su regali, anche già comprati, anche già utilizzati, per poter potenziare il proprio rapporto con questi personaggi, che danno solo vantaggio in battaglia e non davvero delle differenze anche nella relazione. Quindi l'elemento di interazione, l'elemento sociale è un pochino basso rispetto a quanto si poteva fare. Nel complesso la trama funziona anche bene, soprattutto per la scrittura dei personaggi. La narrazione, come dicevo anche all'inizio, di fatto funziona, anche se a volte può risultare un po' tediosa perché alcuni dialoghi non sono sempre precisi, a volte dicono le stesse cose, soprattutto se uno va a fare la doppia campagna, perché come dicevo si gioca normalmente, si inizia con Yuito perché è quello che conosce meno del background e del resto della trama, poi si fa Kasane proprio perché lei conosce un pochino di più, però molti degli aspetti, se non praticamente il 60-70%, sono identici, e quindi rifai gli stessi tipi di dialoghi, gli stessi tipi di situazioni, non puoi intervenire, non le puoi di fatto declinare più di tanto in un senso o nell'altro, e quindi alla fine è 30 ore, sono 30 ore in più di gioco più o meno della stessa cosa. Anche questo aspetto rimane appunto un aspetto sufficiente, ma mai ben armonizzato, ben gestito, che possa portare il prodotto a qualcosa di più. Adesso faccio una piccola parte spoiler per spiegarvi perché la trama non mi è piaciuta, e quindi farò riferimento a due eventi in particolari della storia che per forza di cose vado a spoilerare, quindi se non l'avete giocato saltate questa parte, tanto la metterò in descrizione anche con i capitoli, quindi potete saltarla tranquillamente. E mi riferisco quindi con la parte spoiler a questa questione, e cioè innanzitutto abbiamo il fratello di Yuito che, guidando l'FSE, a un certo punto fa il lavaggio del cervello a Nagi, che è il suo migliore amico, glielo lancia contro e loro combattono finché Nagi non muore, perde proprio la sua vita nel combattimento con Yuito, scena abbastanza forte e drammatica perché il personaggio è un personaggio importante per il protagonista. Lui ovviamente si arrabbia, vuole litigare col fratello, e poi alla fine, per come si svolge la trama, è un pochino sì, abbiamo le posizioni diverse, sì, non andiamo molto d'accordo, e qui però forse in futuro miglioreremo questo rapporto. A un certo punto vanno dal fratello per ottenere l'accesso alla tomba che poi permette di andare a completare il gioco, e quando lui gli dà l'accesso lui gli risponde, cioè il protagonista gli risponde grazie, ma grazie di che? Grazie di che ti ha praticamente fatto morire il tuo migliore amico, ti ha praticamente mandato contro la persona a cui tenevi più di tutti e te l'ha fatta morire facendo degli esperimenti sul cervello, no? Anche elementi di trama questi che sono, vogliono essere importanti, vogliono avere una grande forza espressiva, e poi se li non nulla di fatto perché sono scritti in maniera un pochino banale. Lui supera questa cosa tranquillissimamente, è un pochino svidente, e non è l'elemento peggiore. L'elemento che proprio non funziona è quello relativo al finale del gioco e a come viene cambiata la realtà. Io dico sempre, farò probabilmente un video dedicato, ma in realtà la questione si risolve anche semplicemente in questo modo: quando si parla di viaggi nel tempo è possibile, dal punto di vista narrativo, quindi delle opere, non nella realtà ovviamente, due tipi di situazioni, sono possibili due tipi di situazioni, e cioè il loop temporale e la divaricazione di una linea temporale differente. Per il loop temporale si intende questo, cioè che io in un momento del tempo, della linea, vado indietro e produco gli stessi eventi che mi permettono poi nel futuro di fare questo movimento e tornare indietro. È un cerchio perfetto che non ha né un inizio né una fine, e tutti gli eventi, diciamo, di questo cerchio, di questo filo che si annoda sulla linea temporale, sono tutti ricompresi e tutti causa-effetto l'uno con gli altri. Cioè io posso andare indietro nel tempo perché sono andato indietro nel tempo e ho prodotto le cause che poi portano alla conseguenza che
io vada indietro nel tempo e produca gli elementi che poi mi permettono di andare indietro nel tempo. È proprio un cerchio che non ha né un inizio né una fine, e questo nel gioco avviene. Ci sono vari loop, per esempio quello per cui si torna indietro a prendere la madre di Kasane e di Yuito e viene portata avanti. Lei giustamente torna indietro poi e realizza quello che già accadeva nel passato, proprio perché ha capito che in questo modo preservava il loop e permetteva a loro di far sì che successivamente poi possano tornare indietro, prenderla e fare questo loop, e questo viene rispettato. L'altra possibilità dal punto di vista dei viaggi nel tempo nelle opere d'arte è la diversificazione della linea temporale. Io salto indietro nel tempo in qualunque modo, produco degli eventi che deviano totalmente dal corso, e basta anche il minimo evento che devia, che fa in modo di provocare una nuova linea temporale in cui tutti i rapporti di causa-effetto, che sono veramente infinitesimali, cioè veramente se io cambio la posizione come in questo momento produco di base una differenza rispetto a una linea base che può essere che io rimango in questo modo, quindi basta veramente la minima differenza per creare grandissime variazioni sul lungo periodo e si crea una nuova linea temporale. Quindi io vado indietro nel tempo a 20 anni fa, faccio una cosa differente, quella è tutta un'altra linea che segue tutto un altro corso e che non ha nulla a che vedere con la linea principale da cui sono partito. Queste sono le due possibilità, fine. Quello che avviene qui, a un certo punto, cioè quando alla fine del gioco Karen torna indietro e va a farsi uccidere da l'antenato dei Sumeraghi, perché di base quello che ha fatto sempre è stato ucciderlo lui e prendere il suo posto e poi farsi ibernare sotto la città, fa questa cosa, e quello che succede è che Alice, che era poi il motivo per cui tornava indietro nel tempo, torna in vita e compare nella linea temporale dei nostri protagonisti. Tutta la linea viene cambiata, cioè viene sovrascritta secondo loro, ma tutto rimane uguale tranne il fatto che ritorna Alice. Tutto rimane uguale, le morti degli altri, tutte le altre situazioni, lo stesso portale Cunard che esiste rimane uguale. Rimane uguale il fatto che il portale esisteva, che la fascia estintiva esisteva e che poi viene cancellata e inglobata all'interno del portale. Tutto rimane uguale tranne la presenza di Alice. E questo è totalmente inverosimile, ma proprio assurdamente inverosimile, perché se tu torni indietro nel tempo e alteri la linea temporale del passato, anche ipoteticamente e anche narrativamente, artisticamente, ovviamente nella realtà non è possibile, comunque crei proprio tutta un'altra serie di situazioni, per cui sì, Alice rimane in vita, magari, però poi tutto quello che succede dopo è totalmente differente. Non è possibile che Alice va da Anabi e gli dice come stai? Stai bene? Come se loro si siano parlate, se fossero parlate fino a quel momento, quando nella storia di Anabi, se l'andiamo a prendere singolarmente, non c'è assolutamente la presenza di Alice, che muore in altri contesti. Quindi hanno fatto questa scelta che è pessima e è ingiustificabile sotto qualunque punto di vista, nemmeno se la prendiamo come loop temporale di qualche tipo che verrà magari spiegato in un prossimo capitolo o in un DLC. Non ha totalmente senso, perché tutto rimane identico, spiccicato, e ci sono anche i dialoghi di una guardia dell'FSE che arriva e fa il portale è sparito, quindi fino a 2 secondi fa il problema era proprio il portale. E poi compare Alice che dice sono qui. Giustamente poi il gioco lo sa che sta scrivendo qualcosa di negativo e fa dire a Luca fa dire ad Arashi tipo una cosa del tipo una cosa, una sorta di effetto farfalla su larga scala, non ha senso spiegarlo, non ha senso tentare di comprenderlo. Non è che non ha senso, l'hai scritto male, l'hai scritto inverosimile, l'hai scritto un po' a cavolo, e poi dopo è facile dire non ha senso comprenderlo, fidati delle tue emozioni, un po' come Tenet, che è rotto pure Tenet e dice non devi pensarci, devi viverlo, e no, perché io ci penso e capisco che hai scritto una cosa sbagliata. E questo è un gran buco di trama, secondo me, non è un buco, è proprio un errore di trama grande, ma proprio grande, non solo perché comunque è sbagliato di per sé, come ho detto, ma anche perché per tutto il gioco ti fanno Kagero che ha intenzione di preservare la linea temporale e quindi impedire a Togetsu di ricominciare da capo azzerando totalmente tutta la storia, perché ha la famiglia sulla luna, anche se sono passati tantissimi anni, ovviamente sono già tutti morti, ma vuole preservare la loro esistenza. E poi tutto tarallucce e vino, tutti felici quando Karen torna indietro, cambia un elemento che poi in quel momento, in quel contesto di quando lo va a cambiare, cioè i 2000 anni prima, di fatto potrebbe aver cambiato anche la storia della famiglia di Kagero. Ma tutto tranquillo, tutto normale, no. Metà gioco è sulla base delle motivazioni di Kagero per evitare che venga cambiato il passato, e poi viene accettata tranquillamente il fatto che lui torna indietro e si fa uccidere cambiando il corso della storia, anche se è un errore narrativo. Questa cosa non va
per nulla bene, spezza le motivazioni dei personaggi, distrugge la coerenza narrativa, ma distrugge anche la trama, che infatti ha un elemento nella scheda di valutazione che è insufficiente, cioè la trama è insufficiente. Non insufficiente gravissimo, perché poi sono presenti tanti altri elementi che però a livello di forza e di valore li metto nella complessità dei temi, cioè la scrittura dei personaggi, che comunque è buona, con le loro motivazioni e con le loro interazioni, la metto nella complessità delle tematiche, mentre la linea trama base, quindi l'ordine degli eventi, è rovinato, perché sennò sarebbe stato comunque accettabile, è rovinato proprio da questo buco di trama spaventoso che è il viaggio di Karen nel passato, che cambia niente tranne la presenza di Alice, e questo non ha assolutamente senso in nessun modo possibile. Finisce qui quindi la parte spoiler. Faccio un ultimo commento sulla questione trama e quindi poi la collego anche alla regia, e poi ci abbiamo alla conclusione con il voto finale. Ho detto nella parte spoiler sostanzialmente che il voto per quanto riguarda la trama è rovinata da quel buco di cui parlo lì. Anche la coerenza narrativa, che fa parte della regia, è rovinata da alcune situazioni, sia quel buco che un altro elemento che spiego nella parte spoiler, che non mi hanno convinto del tutto. Il fatto però che narrativamente comunque di fatto secondo me è sufficiente, e che l'elemento sociale, la caratterizzazione dei personaggi, sia estetica ma anche proprio dei loro caratteri, di quello che fanno e che dicono, e il fatto che comunque tu alla fine ti ci affezioni perché hanno ognuno la loro storia, ognuno il loro background, con una buona scrittura nella maggior parte dei casi, lo metto nella complessità dei temi, che è abbastanza alta, cioè sopra la media dei titoli anche buoni, e in questo senso la trama rimane secondo me abbastanza sufficiente. Un altro dei problemi è che ci sono degli elementi di contesto politico all'interno del gioco, situazioni quindi che vanno esplorate e che dovrebbero essere esplorate, perché ci sono varie posizioni economiche, sociali, politiche, di gestione della popolazione nelle varie città e delle varie proprio strutture all'interno di questo mondo, che non vengono approfondite, vengono buttate lì all'inizio con alcune dinamiche, per esempio quella dei corvi che seguono un po' come delle telecamere l'operato dell'FSE, e che quindi sono una sorta di occhio, si chiamano corvi anche in quel senso, occhio di chi comanda, come i corvi di Odino, no? C'è questo secondo me riferimento latente, che però poi vengono abbandonati lì, vengono proposti nella missione dedicata e poi non se ne parla più di tanto, se non come eco che ritorna ogni tanto. Questo è un aspetto negativo, perché queste dinamiche, questi elementi sono importanti, sono presenti. Il nostro protagonista ha dei contatti con il governo della città, eppure non ne fa mai ricorso. E se lo paragoniamo a un titolo come Persona 5, che ha invece nella dimensione totalizzante della trama uno dei suoi punti di forza, ti fa capire come il governo reagisce a certe cose, come nelle varie strutture sociali, gerarchiche, burocratiche del paese vengono eseguite determinate cose, capiamo che qui si è un po' buttato lì un sacco di elementi, sono buttati lì un sacco di elementi diversi, ma non sono mai stati del tutto armonizzati, e purtroppo questo è un elemento che fa scadere parecchio la coerenza del nostro racconto e anche il focus complessivo del progetto, perché mi metti miliardi di cose e poi non me le poni mai davvero in profondità e non me le poni mai in essere, e questo purtroppo è un peccato. Arriviamo quindi così alla valutazione finale, che è di 68 su 100, che testimonia come un gioco solido dal punto di vista del gameplay, se avesse avuto una trama che non avesse avuto i buchi che ha, esprimo nella parte spoiler, avrebbe potuto ottenere un voto molto vicino al 7,5-8, che ne avrebbe testimoniato l'essere proprio ottimo, perché è comunque abbastanza solido dal punto di vista del gameplay. E invece purtroppo si vede quello che dicevo anche poco fa, e cioè la volontà di inserire tantissimi elementi, suggestioni sci-fi differenti. Ognuno di questi elementi non ha mai la sua profondità, nel senso che se io faccio la storia dei sogni, poi voglio andare in profondità sul concetto di sogno. Se io faccio la storia delle dimensioni dei viaggi nel tempo, voglio la profondità sui viaggi nel tempo. Se io faccio la storia sulle varie dimensioni, buchi neri, o sulla realtà alternativa data da poteri psionici, poi voglio la profondità su quello. Invece sono tutti elementi messi insieme, ognuno di loro messo lì e amalgamato insieme in una storia che di base può anche essere affascinante, ma va gestita bene, ma va scritta bene, e qui non abbiamo una scrittura eccellente. Risulta essere buona e positiva per quanto riguarda la complessità dei temi in relazione a come sono scritti i caratteri dei personaggi. L'elemento corale e la scrittura dei comprimari è uno dei punti di forza di questo tipo di giochi. Anche qui comunque abbiamo bei background, bei personaggi, bei caratteri, e ci offrono anche lo spunto a possibili sequel che prevedano l'utilizzo di questi personaggi in maniere interessanti, anche con un futuro
che è possibile che sia roseo, quindi comunque sono anche soddisfatto della costruzione dei personaggi, però la trama di per sé poteva essere veramente scritta molto meglio, siamo anche lontani dalla maggior parte degli anime che sono di base scritti meglio, quindi un po' un peccato da questo punto di vista. La regia prende l'insufficienza proprio perché la coerenza del gameplay, la coerenza narrativa è sbagliata per i motivi che dicevo in precedenza, c'è un'amalgama di situazioni sbagliate, quindi il focus del progetto complessivo non può essere più di tanto alto. L'elemento della direzione artistica è l'elemento che convince comunque di più e di cui sono sostanzialmente soddisfatto, e lo stile estetico è quello che veramente balza all'occhio, che funziona e che permette anche di stare comunque sul gioco per 60 ore senza annoiarsi. Se avessimo avuto una palette cromatica magari molto sui grigi, molto opaca, o comunque una situazione forse troppo iperrealistica, dopo 60 ore non è sempre facile rimanere concentrati, invece comunque il gioco si trascina un pochettino, un po' la noia la fa venire a un certo punto, perché si ripete, perché è un po' prolisso senza troppo senso nella maggior parte dei dialoghi, però comunque funziona, si arriva alle 60 ore senza particolare veramente voglia di terminare, basta, si segue un po' quello che si ha di fronte, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto. Nel complesso quindi purtroppo non arriva più di 68, però diciamo che le basi ci sono, spero che magari vogliano fare qualcosa di migliore in futuro. Se avete giocato questo gioco fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se invece non l'avete comprato e dopo questa recensione non avete voglia di comprarlo. Io penso sempre che comunque i giochi vadano giocati e valutati singolarmente, poi si possono sempre criticare anche tanto, ne ho fatto un video anche sulla questione dell'hype, sul non voler per forza di cose vivere di hype e poi essere delusi, quando invece abbiamo la possibilità di criticare, comunque di andare a vedere quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi di tutte le opere, dovremmo viverla un pochino più con la passione di cercare la qualità e criticare dove non c'è. L'altra parte capisco che comunque è un investimento di tempo e di denaro, che quindi non tutti sono disposti a mettersi lì a giocare anche opere di cui non vale la pena poi fruire, e lo capisco. Dall'altra parte quindi però vorrei che magari produciamo un discorso anche interessante anche nei commenti in generale, anche sul nostro gruppo Telegram, dove possiamo parlare del gioco e di quello che ci va, e sono sempre aperto a questo tipo di confronti che non siano solo mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi fa schifo, è un capolavoro, ma sul contenuto effettivo di ciò che è presente all'interno del gioco, che magari anche nella recensione non riesco ad esprimere del tutto perché dovrei fare veramente un'ora e mezza su ogni singolo aspetto e è una cosa abbastanza lunga. Quindi se volete il gruppo Telegram è aperto, se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per supportarci e noi ci vediamo ad un prossimo video.